Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo della Betta Splendens, comunemente chiamato pesce combattente oppure pesce siamese combattente. La Betta Splendens è un anabantide che deriva dalla famiglia dell'Osphronemidae. Abita zone lacustri come risaie o paludose del sud-est asiatico come la Thailandia, la Cambogia e il Laos. Generalmente sta in acque poco ossigenate. Il pesce combattente presenta un corpo robusto e leggermente cilindrico. La bocca è situata in posizione superiore e possiede tre pinne impari, quella dorsale, caudale ed anale, e due pari, quelle ventrali e quelle pettorali. Ovviamente ne esistono di varie colorazioni che vanno dal blu, rosso, giallo, arancione, verde, nero e bianco. La classificazione della Betta Splendens avviene per due tipi di caratteristiche, il colore e la forma delle pinne. Per quanto riguarda la classificazione del colore, possiamo trovare il solid, ovvero monocolore, il bicolored, ovvero con due colori, il marbled. L'esemplare presenta due o più colori con chiazze dai bordi regolari su tutto il corpo. Il butterfly, ovvero il corpo di un colore e le pinne di un altro. Il multicoloured, ovvero ha tre o più colori su pinne e su tutto il corpo. Per quanto riguarda invece la classificazione secondo la forma, abbiamo l'half moon. Il pesce presenta una coda molto ampia, quasi di 180 gradi. Il crown tail, il pesce presenta pinne con raggi molto allungati che danno al pesce un aspetto spinoso ed aggressivo. Il veil tail, l'esemplare presenta pinne lunghe con coda allungata formante un velo molto morbido. E poi abbiamo il placat, che rappresenta, diciamo, il pesce alla forma originaria, ovvero con pinne corte e arrotondate. Anche se è un pesce che sembra non richiedere particolari attenzioni, dati i suoi comportamenti, tipo la capacità di assorbire ossigeno in superficie grazie a un organo chiamato labirinto, oppure appunto le situazioni in cui si trova, per esempio nei periodi di secca in natura, che addirittura riesce a sopravvivere fra due foglie bagnate, non dobbiamo scordarci che in realtà ha bisogno di molte cure. Negli ultimi anni si sta diffondendo una nuova cultura, chiamata acquariofilia consapevole. Quest'ultima ha permesso di eliminare comportamenti scorretti da parte sia dei venditori che dei possessori di questi piccoli pesci, e ci ha permesso di scoprire alcune caratteristiche importanti. Per esempio, la Betta Splendens, anche se ci viene venduta dicendoci può stare anche in un bicchiere d'acqua, senza cambi d'acqua, in realtà ha bisogno di uno spazio che minimo è di 10, 20, 30 litri per ogni singolo esemplare, e cambi d'acqua anche abbastanza frequenti. Come dice il suo nome, i maschi sono molto aggressivi fra di loro, e si sopportano davvero poco. È impossibile tenere due maschi nella stessa vasca, altrimenti assisterete ad una battaglia che terminerà purtroppo con la morte del più debole. Questo atteggiamento minaccioso è rivolto anche a ogni pesce che entra nel territorio del maschio. Si consiglia infatti, in ambito acquariofilo, di inserire questo pesce per ultimo, perché se introdotto per primo tenderà a appropriarsi di tutto ciò che è nell'acquario, scacciando con rabbia chiunque entri nel suo territorio. È inoltre sconsigliata la convivenza con caracidi, ciclidi e altri anabantidi. Convivono molto bene invece con pecilidi del genere Xiphophorus e anche con Barbus e Rasbore. Il dimorfismo sessuale si manifesta soprattutto tramite il pinnaggio, che è molto più sviluppato e colorato nel maschio rispetto alla femmina, anche nella versione a pinne corte placat. Generalmente la femmina è più tozza e nel maschio invece notiamo una certa gobba sul dorso. Per quanto riguarda la riproduzione, possiamo dire che
questo atteggiamento bellicoso riguarda anche il rapporto fra maschi e femmine nello stesso acquario. Ricordiamo che sono pesci ovipari, ma se volete maggiori informazioni su come riprodurre le vostre bette negli acquari di casa, vi consigliamo di guardare questo video dedicato. Ricordiamo inoltre che la riproduzione sarà abbastanza facile. Per quanto riguarda l'alimentazione, ricordatevi che il Betta Splendens è carnivoro, quindi prediligerà, oltre ovviamente che a cibo secco granulato, non scaglie, artemie saline oppure larve di zanzara. Nonostante la sua bellezza, il suo prezzo non sarà molto alto, infatti va da un minimo di 5 euro a un massimo di 10. Le dimensioni massime sono di 6 cm. Il livello di nuotata, lo spazio occupato, sarà medio-alto. Il range della temperatura ideale va da un minimo di 23 gradi a un massimo di 28. Il range del pH da 6 a 7,5. Il range invece del GH da 5 a 15. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cure dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di Aquascaping e materiale tecnico. Ti ringrazio per essere stato con noi su Aquascaping Lab, ti consiglio di commentare qua sotto per eventuali domande e cliccare mi piace. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.